Ed eccoci ragazzi alla seconda parte della dispensa relativa alla musica nel Medioevo. Nella prima parte abbiamo visto il contesto storico, mi raccomando, ci siamo un po' dilungati su questo, però tenete conto che era importante e che logicamente questa seconda parte è un prosieguo della prima, o meglio, un prosieguo della prima per quanto riguarda il contesto storico, dopodiché noi adesso parliamo di un altro genere, no? La polifonia, poi parleremo della musica strumentale, eccetera. Quindi diciamo che vanno un po' di pari passo, anche se siamo in questo caso nel basso medioevo, ok? Allora, cosa dobbiamo dire? Polifonia più suoni, ok? Diverso quindi dalla monodia, ok? Quindi una sola melodia, monodia, più facile da capire. Polifonia è invece più, sono invece più suoni, più melodie che vengono cantate, suonate contemporaneamente, quindi molti suoni contemporaneamente. La forma più antica della polifonia si chiama organum. Ok, quindi ci sono alcune parole, l'abbiamo visto nella prima parte, che sono di una facile, sono facili da ricordare perché sono simili all'elemento a cui si riferiscono. Ad esempio, prima parlavamo della caccia, no? Che ha come il genere della caccia, ha come scopo quello di descrivere delle scene di caccia. Okay. Ecco, organum, cosa vi può ricordare? L'organo. L'organo che cosa faceva? L'organo che cosa è capace di fare? L'organo è uno strumento che c'è nel Medioevo, piccolo, più piccolo, un organo magari portativo positivo, però comunque di piccole dimensioni, ma che permetteva di suonare più voci contemporaneamente. Quindi, forma più antica di polifonia, dove ci sono dei suoni che vengono emessi contemporaneamente, logicamente da più cantori, nel caso di una voce cantata, si chiama organum. Ci siamo? Allora, qua io non l'ho scritto, siamo organo costituito dal grado della più voci, possiamo aggiungere che il suo nome, opla, scriviamo qua, lo facciamo in diretta, allora. Il suo nome deriva dallo strumento usato in chiesa. Sì, ok, ce la posso fare, eh? Due punti, organo. Ci siamo? Benissimo. Quindi, ogni nota cantata da una voce veniva segnata con un punto, ma abbiamo visto un po', no? I neumi, notazione quadrata, poteva essere un punto prima, un po' più grande, ok? Corrisponde rigorosamente ad una nota cantata dall'altra voce. Ci siamo quindi, cosa vorrà dire contrappunto? La forma del contrappunto vuol dire è il punctus contrappunctum. Cioè nota contro nota, ok? Quindi due voci che ci sono contemporaneamente, più voci, non due, di più. L'eccellente maestro del contrappunto è Bach, però si vedrà più avanti. Ci siamo? Quindi assolutamente cos'è il contrappunto? Nota contro nota, punctum, il punto, punto, perché era così che si indicava una nota, eh? A ogni punto corrispondeva un altro punto sotto, sopra, ok? Quindi erano più voci contemporaneamente, più vo note, punti, voci, note contemporaneamente. Nel XII secolo in Francia si sviluppano le prime regole, perché anche questo poi non deve essere fatto tanto per, ci sono dei modi per comporre il contrappunto. Tra le forme più importanti di nota contro nota, di più voci, okay, che vanno assieme di polifonia. Allora abbiamo capito cosa vuol dire tutta questa cosa, è il mottetto. Ok, i due massimi autori
di questo periodo storico sono Leonino e Perotino, anche solo per i nomi strani dovreste ricordarveli. Entrambi erano maestri di cappella nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Erano monaci, preti, e qua davvero lo sappiamo per quello che abbiamo detto prima, no? Quelli che potevano studiare, che sapevano, poi c'era la chiesa, erano soprattutto brani da chiesa, la musica sacra era importante. Ecco, costoro cosa fanno? Sono i due massimi esponenti delle composizioni di mottetti, mottetti, appunto, puntum contrappunto, più voci, ok? In cui c'è una melodia tipica gregoriana, una base, una linea di suono gregoriano, e che fa da bordone, da basso, no? Da un appoggio, una base. E poi sopra ci sono invece più voci che cantano di solito in altre lingue. Che cosa? Ecco, le cattedrali diventano sempre più grandi, no? Pensiamo a quella di Notre Dame. E quindi cosa succede? Che diventa sempre più importante il gruppo di cantanti, di cantori che fanno parte, che devono cantare durante le funzioni. Questi cantori fanno parte di una scuola cantorum, l'insieme dei cantori si chiama cappella, ok? E dal loro nome prende. Dal loro nome cappella prende. Allora, cantare a cappella vuol dire cantare senza strumento musicale, senza accompagnamento musicale, si usa anche adesso questa terminologia, perché questi primi cantori della scuola cantorum, ok, che cantavano in questo medioevo, non usavano in chiesa strumenti musicali, cantavano solo con le voci, ok? Quindi da qua cantare a cappella, e poi il maestro di cappella era praticamente il maestro di questi cantanti, di questi cantori facenti parte della scuola cantorum, della scuola cantorum. Ci siamo? Ecco qua, quindi un esempio, voi avete qua un esempio del pezzo di Leonino, ok? Vi faccio sentire magari un brano di Perotinus, sentiamo un po' com'è. Vedete questo suono basso al bordone? E poi sopra? Sentite questo suono che continua in basso? Questo, se vi fa, cercate Perotinus viderunt omnes, non l'avevo messo, però ecco, si trovano, insomma. Ok, quindi questo per quanto riguarda la musica polifonica, abbiamo capito, è tra la monodia e la polifonia. La lauda è il dramma latino. Allora, la lauda è un canto monodico di argomento religioso. Se fossimo in classe vi chiederei, dai, datemi una spiegazione di quello che sappiamo, no? In base a quello che sapete, che cos'è? Canto monodico, cosa vuol dire? Che ha solo una linea melodica. Argomento religioso, facile da definire. Lauda è comunque
sempre una composizione generalmente anche letteraria, ok? In lode, riguardante comunque sempre la vita di Cristo, la vita dei santi, oppure una famosa laude di Jacopone da Todi, che è quella riferita alla Madonna, mi sembra, perché anche Stabat Mater, Mater Dolorosa, che è il testo dei vari Stabat Mater, anche di Pergolesi, Rossini, eccetera, è su questa laude di Jacopone da Todi. I drammi liturgici, invece, dramma nel senso di rappresentazione teatrale, non di qualcosa di che finisce con un finale triste e drammatico, eh? Il dramma nel suo significato di pièce teatrale, di spettacolo, insomma, di copione, no? E praticamente questi drammi liturgici rappresentavano la vita di Gesù Cristo, venivano allestiti all'interno delle chiese o davanti sul sacrato della chiesa. Praticamente raccontavano la vita dei personaggi della Bibbia e recitavano e cantavano i testi, sia in latino sia in volgare. Perché? Perché c'erano questi drammi liturgici, secondo voi? Ed erano apprezzati? Abbiamo detto che la gente era analfabeta, ma la maggior parte, la stragrande maggior parte della popolazione, quindi poteva leggere la Bibbia. E quando andava in chiesa e sentiva i passi della Bibbia, li leggevano, li declamavano in latino o in volgare? Li declamavano in latino. Perché dentro nella chiesa il latino era quella la lingua ufficiale, i pezzi sacri ufficiali sono in latino. Ma la povera gente, vabbè, magari andava in chiesa, dava in fiducia in quello che stava ascoltando, perché non sapeva il latino. Quindi questi drammi liturgici, ma caspita, sono veramente importantissimi, perché sono un modo per far conoscere alla gente i passi dei testi sacri, no? Della Bibbia o della vita dei santi, eccetera, eccetera. E li recitavano, gli davano un senso drammaturgico, no? Recitato, una storia, ok? Una trama, in modo tale che fosse più fattibile per loro seguire la storia, soprattutto qualora fossero stati in latino. Se poi erano in volgare, ancora meglio, perché erano proprio più vicini a loro. Quindi i drammi liturgici sono. Diventeranno poi sempre più, magari sicuramente non si chiameranno più così, ma da questi si sviluppa veramente un altro mondo più avanti. Quindi ricordiamoci questi due spettacoli, no? Questi due generi importanti, e abbiamo capito perché, soprattutto il dramma liturgico. L'Ars Nova, ecco, tutto quello che abbiamo detto prima nel periodo fino al 1200, sì, fine 1200, lo chiamiamo Ars Antiqua, ok? Arte antica. Quello che si svilupperà successivamente, dal 1300 in poi, noi lo consideriamo, viene chiamato arte nuova, Ars Nova. In contrapposizione alle vecchie, stiamo parlando nel campo musicale, regole, strutture precedenti del periodo precedente fino alla fine del 1200. I due maggiori esponenti di questo periodo sono Guillaume de Machaut e Philippe de Vitry, che sono tutte e due francesi. Ok? Oddio, questa Ars Nova si sviluppò in Francia e anche comunque nei Paesi Bassi, alle Fiandre, eccetera. Quindi qualcuno di loro è francese, qualcuno di loro è fiammingo. Questa Ars Nova, diciamo che trova il suo sviluppo, cioè delle innovazioni le ha portate sicuramente anche nel campo della musica sacra, ma soprattutto le ha portate
arte nel campo della musica profana. Quella sacra era già comunque ricca, no? Abbiamo detto perché gente povera si avvicinava alla chiesa, quindi comunque la chiesa è sempre stata quella più portata a poter al centro dell'attenzione, no? Quando poi la gente stava meglio, eccetera, eccetera, si sviluppano anche altri generi. Quindi la caccia, l'abbiamo detto prima, che cos'era, che qua viene specificato, la ballata, destinata quindi al canto e alla danza, l'argomento è abbastanza, diciamo, è solito, no? Amoroso, cosa volete che sia, ecco, se è la caccia, riguarda le scene della caccia, che c'è l'effetto di rincorrere, quindi l'effetto eco, qua invece è una forma elaborata, però è relativa alla danza. Il madrigale, che è invece di argomento amoroso, pastorale, quindi legato alla natura, eccetera, eccetera, abbiamo le serie di terzine, ma questo lo vedremo in teoria musicale. Nella musica sacra, invece, la grande innovazione è la messa. Ok? La messa. Prima non ho mai detto la parola messa, quando parlavo prima della musica sacra, parlavo della musica accompagnamento nelle funzioni religiose, nei riti religiosi, eccetera. Invece con la Sonova inizia ad esserci una forma un po' più definita, ok? Così come a suo tempo Papa Gregorio Magno aveva ristabilito un po' tutte le varie metodologie, tutti i vari inni, tutti i vari canti e anche tutto sommato le varie scritture anche dei neumi in questo antifonarium 100, dando vita al canto gregoriano, ecco, così questa messa risistema, mette insieme o regola un po' i momenti strutturati di questa funzione religiosa, ok? In generale della funzione religiosa. E qua abbiamo un altro ascolto. Passiamo al grande argomento poi della musica profana e qua poi parliamo anche di alcuni strumenti. Allora, la musica profana vuol dire, l'abbiamo detto, ridetto, quindi si sviluppa dove? Al di fuori della chiesa, no? In chiesa musica sacra, fuori musica profana. Dove ci sarà? Nei castelli, nelle corti, nei nobili, logicamente, ma abbiamo detto anche in piazza, con i giullari, l'abbiamo detto precedentemente nella prima spiegazione della dispensa, lo ripetiamo qua. Quindi i posti in cui si sviluppava la musica nel Medioevo, soprattutto nel basso Medioevo adesso, sono appunto castelli, corti, ma piazze e osterie non sono di meno, ok? Il tema che è importante in questa musica profana è sicuramente l'amore. Ok? L'amore dedicano le ore, i musicisti dedicano le opere alla donna, ok? Alla sua bellezza e alla sua virtù. E attenzione, attenzione, ok? La musica profana si ispira agli ideali della cavalleria. Ok? Il cavaliere che abbiamo detto prima, ok? Che è generosità, lealtà, atteggiamento di protezione verso le donne. Questi erano gli ideali della cavalleria che sono cantati in questa musica profana dai trovatori e dai trovieri. Certo, nel momento in cui decade un po' questo ideale della cavalleria, anche questo genere un po' si perde. Quindi parlano dell'amore, di queste imprese dei cavalieri, il coraggio dei cavalieri di andare nei luoghi santi per prendere tutte le reliquie di Gesù, il Santo Graal, eccetera, eccetera. E qua ritorniamo anche nell'Ottocento dopo, non dimenticate queste cose, il Medioevo. Con il romanticismo ce l'ha da grande, cioè nell'Ottocento, fine Settecento, Ottocento, Medioevo e Romanticismo vanno d'amore e d'accordo. Abbiamo poi detto, e lo ripetiamo, no?
che in questo periodo si sviluppa, si diffonde la lingua volgare parlata dal popolo che deriva dai dialetti, perché abbiamo detto che il popolo non è colto, non sa il latino, eccetera, eccetera, e quindi si sviluppa questa lingua. Bene, e questo fatto ricade anche sicuramente sulla musica, no? E sui testi della musica. Allora, qua in tutta Europa, perché ricordiamo che anche il francese e lo spagnolo sono lingue neolatine, ci siamo? Quindi questa cosa in Francia soprattutto nasce, troviamo due poeti musicisti importanti, il Trovatore e i Trovatori e Trovieri. Allora, sono sia trovieri che trovatori, dei musicisti e poeti, cioè dei poeti, sono tutti e due d'origine nobile, quindi hanno studiato, ok? E quindi sono delle persone colte, raffinate, no? Culturalmente preparate. Loro compongono dei testi poetici, quasi sempre assolutamente, appunto, oltre che ispirandosi agli ideali della cavalleria che abbiamo detto prima. Sono testi relativi d'amore, no? Verso una donna, decantano non, magari non il loro amore, magari l'amore del Signore presso cui loro sono, ok? Fanno incontrare a questo Signore la bella dama e ecco, loro hanno il compito di comporre una poesia e di accompagnarsi anche con uno strumento. Prendono nomi diversi in base alla lingua volgare francese che utilizzano. Allora, i trovatori sono della Francia del Sud, ok? E usano la lingua DOC Occitania, l'Occitania in Provenza, quindi al sud. Quindi i trovatori sono del sud della Francia e utilizzano la lingua DOC. Invece i trovieri sono del nord della Francia e utilizzano la lingua DOIL, che è un francese antico. Quindi la distinzione, se io vi dico nel sud della Francia chi c'è? I trovatori, nel nord della Francia chi c'è? I trovieri. Va bene? Anche perché la differenza della lingua si sente, cioè, adesso per noi è comunque un francese antico, però se dovessimo cantare, vi renderete conto, voi poi studiate tedesco in questo caso specifico, per alcuni miei alunni, per altri invece che studiano francese lo possono vedere già da subito che alcune parole capite che è francese, però non è quel francese che conoscete voi. Anche il titolo di Voulez-vous que je vous chante, il voulez è, non è scritto con la O, in alcune edizioni infatti c'è scritto voulez, come dovrebbe essere, no? Voulez vous, mentre invece la scrittura corretta è voulez. Cioè, quindi, ma non è un errore, è proprio la scrittura di quel brano, che tra l'altro sarà ascoltato, lo dovete ascoltare, ma ormai lo conoscete, dovete anche fare degli esercizi relativi a questo brano di un troviere, quindi sarà del nord della Francia, in lingua d'Oil. Il nome trovatore vuol dire inventare, ok? E loro abbiamo detto prima, no, che c'era l'invenzione, che c'era l'improvvisazione, tant'è vero che soprattutto per quanto riguarda la musica strumentale, ma anche quella profana, un po' di meno, ma soprattutto la musica strumentale profana, ecco, non ci sono molti testi spartiti originali che ci sono giunti, che sono giunti a noi. Queste canzoni, no? Che suonavano, cantavano, recitavano il testo e suonavano con una viella o con liuto, erano di solito strofiche, cioè c'era una strofa con un ritornello a volte, altrimenti solamente delle strofe, dei piccoli intermezzi a volte dello strumento. E le strofe potevano essere anche solo suonate, va bene? E ripetevano sempre la stessa melodia. Sempre, erano quindi abbastanza orecchiabili. La forma per l'eccellenza è la canzone. Ecco qua il termine canzone, ma che proprio era una poesia accompagnata da uno strumento. Attenzione, quindi il termine canzone non è
Non è sempre corretto quando mi parlate delle arie d'opera, lo sapete, no? Non mi dite la canzone, ma non è un dispregiativo canzone, è che definisce un determinato genere piuttosto che un altro. In tedesco si chiama Lied, Lieder se sono tanti, quindi Lied è la canzone tedesca che assolutamente ha un'importanza da qua in poi e soprattutto nell'Ottocento. Impressionante, soprattutto la liderística tedesca, 800, 900 anche, è veramente impressionante, ha delle bellezze di composizioni fantastiche su dei testi di poeti grandiosi, quindi musica di Schubert, Schumann, Mahler, Strauss, adesso parlo dell'800, 900, insomma. Di compositori Brahms, insomma, di compositori che farete e sono grandiosi, con testi altrettanto importanti, di Schiller, Goethe, insomma. Ecco, giusto per dirvi che una cosa poi prosegue sempre, no? È legato un'evoluzione. Ecco. Un altro genere, o meglio, in Germania, ok, nasce quindi la lirica tedesca cantata dai Minnesänger, cioè che sono i cantori d'amore, e in Spagna abbiamo le cantigas. Bene, in Italia verrà questo genere che nasce prima in Francia e che influenzerà molto la poetica del Dolce Stinnovo del 1200-1300-1300 con abbiamo il Petrarca, Boccaccio, sono i grandi poeti letterati di questo periodo. E qua ritorniamo un attimino alla questione che vi dicevo all'inizio, nella prima parte, con le università, i clerici vagantes, il fatto che, no, l'abbiamo detto infatti, si sta un po' meglio, no, nel basso medioevo, iniziano ad esserci persone, artigiani, commercianti e quindi di conseguenza nascono anche altre attività, notai, avvocati, medici, così, e devono andare a studiare, no? Allora, molto spesso i primi che studiano sono comunque facenti parte del clero e vanno in questi luoghi, in queste associazioni che vengono chiamate appunto università, ma dove però non c'è proprio una sede fissa, o meglio, l'insegnante, il grande personaggio colto, capace che insegna, si muove da città in città, da università a università, con un seguito dei suoi alunni, no? Perché gli alunni, i clerici vagantes, a questo punto perché vagano, perché viaggiano, seguono la persona che più gli ispira, insomma, hanno fiducia in quell'insegnante e lo seguono ovunque vada, che vuol dire non da città a città, ma anche da Italia a Sorbonne, insomma, ok, Italia, Francia, Germania, eccetera. Alcuni di questi clerici vagantes non erano molto clerici, no? L'avevo detto nella prima parte, e si davano un po' al bere, al gioco d'azzardo, alle donne e venivano chiamati goliardi. Anche qua, perché goliardi? Quindi stiamo vedendo anche perché nascono certi nomi, perché forse se lo sappiamo ci rimangono meglio in mente, no? Goliardi dal gigante Golia, che era il simbolo di tutti i vizi, e dalla gola, che in pratica è quella che ci fa sentire, no? La voglia, il gusto, che gola che sei, insomma, che viziato nel senso di voglia di provare le cose. I goliardi componevano che cosa? Canzoni monodiche, una linea melodica, testo in latino, che a volte sembrava un po' con parole un po' in volgare, accompagnato con vari strumenti, e abbiamo detto che avevamo un esempio in taberna quando sumus, in taberna quando sumus non curamus quasi humus, ok? Cioè, benissimo, quindi insomma prendono un po' in giro tutti i valori sociali della famiglia, del matrimonio, e esaltano la primavera, primavera intesa come risveglio dei sensi, no? E l'amore. Una raccolta importantissima del tempo che viene poi musicata nel Novecento da Orff, quindi noi conosciamo il Carmina Burana nella
rivisitazione, nella trascrizione, nella non trascrizione, insomma, in qualche modo strumentazione che cerca di tenere conto dell'atmosfera del Medioevo, ma è comunque una composizione del Novecento. Comunque, i Carmina Burana sono un insieme di canti goliardi che sono stati trovati a Böhren, okay, nell'attuale Baviera, in un monastero benedettino. Vedete che a questo punto tornano sempre, cioè, capite che per tanti secoli e secoli e secoli, se voi mi parlate di musica legata alla Chiesa, legata ai monaci o cultura legata ai monaci, non sbagliate, perché questo è, ok? Quindi, questo manoscritto del 1230 conteneva 315 poesie. Purtroppo solo 47 di queste poesie hanno conservato anche la parte musicale. E passiamo, e qua vi faccio sentire il pezzettino, che, per cui non avete l'esercizio, ma che dovete mettere invece in pratica cantando, suonando. La musica strumentale, ecco qua, molti strumenti sono nati anche prima, no, del Medioevo, però subiscono, e alcuni, l'arpa l'abbiamo vista già nella musica antica, ok? Il flauto anche, però nel Medioevo subiscono già un ulteriore ampliamento nella loro, cioè, come quantità di strumenti e anche come forma, ma soprattutto diciamo che le forme degli strumenti musicali subiranno dei grandi cambiamenti nel Rinascimento e col Barocco, ecco, in queste due, poi successivamente il pianoforte nell'Ottocento. Adesso abbiamo vari strumenti, e qua ve ne ho elencati qualcuno con tanto di disegno, no? Così almeno li vedete. Il liuto, del liuto non ho parlato, ma perché ritornerà anche dopo nel Rinascimento, e comunque ho sbagliato pensando che magari fosse conosciuto. Al massimo lo potete vedere sul vostro libro di testo. Il salterio invece l'ho messo, la biella, allora passiamo qua, invece dell'ordine facciamo questo. La biella viene chiamata anche fidula ed è uno strumento a 5 corde, piatto sotto, viene suonato con un arco, però dovete vederlo dopo perché viene suonato al contrario, ok? Cioè comunque viene appoggiato al petto, quindi ha una posizione strana, quando lo vedete nella figura, forse anche qua si vede. Vediamo. Questo forse mi sembra, adesso io non vedo bene, eccolo qua, ops, eccolo, no, questo è un altro, questo invece è l'oboe antico, una specie di oboe antico, che vediamo dopo come si chiama, ciaramella in italiano, questo è l'organo, vedete, l'organo portativo, perché piccolino si portava anche l'organo positivo, si portava, però poi si appoggiava perché era un po' più grande. Questo è portativo perché, vabbè, si appoggia ma è abbastanza piccolino, altrimenti lo si poteva tenere anche in braccio l'organo. Va bene, questa è un'arpa, vedete che però sembra una cetra, un'arpa piccolina perché l'arpa del Medioevo era piccola. E qua io non riesco a capire se sta suonando la viella o è una percussione. Ah, eccola qua, scusatemi. Poi la ghironda invece aveva una manovella che si girava, veniva anche chiamato praticamente la viola da orbo, perché in pratica si suonava poi si sfregavano le corde. E qua la manovella faceva girare, ok? La ribecca, eccola qua, ecco questa, scusatemi, allora, la biella,
Nel disegno invece avevamo più che altro la ribecca, che è uno strumento ad arco, vedete così, con la cassa molto più lunga, eh? Anche questo ad arco. Il salterio invece aveva questa forma o triangolare o trapezoidale, in questo caso, ok? Che si suonava con le dita e con il plettro. L'arpa era questa, l'abbiamo vista piccolina, e poi questo che è il ciaramella o piffero in Italia, cioè un antico oboe, non era fatto a due, era uno solo, cioè praticamente questo, anche qua sopra, ok? Benissimo. Poi lì ce n'erano doppi, ne avevano due. Benissimo, questi sono gli strumenti che vediamo anche negli affreschi. Ecco, questo qua era l'organo, no? Vediamolo, poi voi lo potete fare. Questo è sempre piccolino, ma questo è più un organo positivo. Anzi, quasi quasi sta diventando, cioè l'organo positivo era abbastanza piccolo da poter essere trasportato, poi appoggiato. Quindi questo è un organo positivo. Diventerà sempre, sempre più grande, e difficile da trasportare, per cui diventerà da qui l'organo fisso, poi diventerà un organo enorme nel periodo barocco. Va bene? Ok, allora, i generi di musica erano, quelli della musica strumentale erano di solito legati alla danza, tant'è vero che appunto abbiamo detto il saltarello, con il passo saltato, rimanda un po' a questa. Alla danza, e qua vi ho messo un, mi pare di avervi lasciato un MP4, ok, dove vedete anche, è di adesso, è la danza, però è bellina, è il tipico saltarello con un'esibizione di ragazze che eseguono questa danza e che magari potreste anche provare voi invece del TikTok o fare delle esibizioni di saltarello. Allora, la musica vocale gode di grande considerazione ed è per questo, soprattutto quella che è sacra, che viene tramandata, quella profana anche però già un po' di meno, un po' più di difficoltà. La musica, abbiamo detto, quella strumentale, ahimè, non abbiamo tantissimi esempi scritti che ci sono arrivati purtroppo. E questo è quanto. Quindi questo tra la prima dispensa e la seconda. Spero di essere stata abbastanza esaustiva nello spiegarvelo, nel renderlo un po' più semplice e fruibile, soprattutto nelle parti un po' più difficoltose, che avevano bisogno di una spiegazione. E ci vediamo presto. Buono studio!